Appuntamenti in agenda per giovedì 4 maggio. Prosegue il Festival dei Sentieri. Alle 8, escursione sul percorso Rapallo Zoagli. Alle 14.30, gita sul Manico del Lume. Sempre alle 14.30, a Recco, Team Building for Kids. E alle 21, al Circolo Golf e Tennis di Rapallo, storie del Cervino e di Lupi. Visita guidata al Museo del Risorgimento, alla Società Economica di Chiavari. La prenotazione è obbligatoria. Le sale saranno aperte dalle 8.30 alle 18. Il Centro di Cultura La Torre di Leivi propone un laboratorio di graffito e scultura su Ardesia. Si terrà dalle 16 alle 18 nell'area ricreativa di Via Selaschi, a cura di Mariangela Rambado e Orietta Fusinati. Alle 16, nel Salone dei Frati Cappuccini di Viale Tappani a Chiavari, Elvira Landò parlerà del clero e della resistenza in Chiavari e dintorni, a cura del gruppo Amici della Madonnina. Alle 17, al punto incontro della Tigulliana di Santa Margherita Ligure, conferenza dibattito sul tema La Seconda Guerra Mondiale, il salvataggio del Nord Italia e l'Operazione Sunrise, con interventi di Marco Delpino, Osvaldo Favale e Claudio Mucci. I Bagnini incontrano i balneari, accadrà alle 17.30 ai Bagni Liguria di Sesti Levante, un modo per mettere in contatto domanda e offerta, la partecipazione libera. È aperta sino al 7 maggio Narrazioni a colori, la mostra fotografica di Roberto Biggio allestita nei locali di Marina Chiavari negli orari di apertura del porto. Ultimo appuntamento con i dialoghi sui musei, alle 17.30 a Palazzo Reale di Genova, incontro con Luana Toniolo, curatrice dell'Antiquarium di Pompei. Alle 18 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Genova sarà presentato il libro su Don Tonino Bello, testimone e maestro di virtù. Sarà presente l'autore, il vescovo di Molfetta, Monsignor Domenico Cornacchia. Alle 20.45 nella Biblioteca del Mare di Riva Trigoso, confronto tra i candidati a sindaco di Sestri Levante sul tema Bene Comune, un principio da ricollocare al centro della vita politica. Sempre alle 20.45, ma nella chiesa di Rupinaro a Chiavari, conferenza su Custodire la bellezza celebrando. A guidare l'incontro l'arcivescovo di Catanzaro, Monsignor Claudio Maniago. E infine, Via dei Remi, i cammini storici dell'Appennino Parmense, saranno al centro della videoconferenza di Andrea Greci. L'inizio alle 21 nella sede del Club Alpino Italiano di Via Orsi a Chiavari.